Io sono Antonio Padovani, ho diretto un cortometraggio che è stato presentato nel concorso Future Lover e inoltre ho presentato un altro cortometraggio durante la giornata dell'industry per cercare diciamo, di completare il budget. L'esperienza allora, del Lover's Goes Industry è stata particolarmente positiva, non speravo tanto. Eh, nel senso che abbiamo presentato il nostro cortometraggio, tra l'altro il genere cortometraggio era forse anche un pochino fuori dagli standard degli altri film presentati, eh, tuttavia è stato eh, molto apprezzato e siamo riusciti a trovare nell'arco di un'oretta, un il tempo che è durato. Il one-to-one one meeting e siamo riusciti a trovare quella parte di finanziamento che ci mancava proprio perché è stato molto apprezzato ed era organizzato bene questo, questo incontro tra eh, produttori uno a uno nell'arco di 10 minuti. Sono molto contento che il Lovers abbia selezionato il nostro progetto per il pitching program. Eh, perché non era appunto nella nostra intenzione ehm, passare subito a quella che io considero l'ultima spiaggia, cioè il crowdfunding, quando ci si rende conto forse che eh, non si hanno le predisposizioni mh, produttive o anche mh, se vogliamo contenutistiche per poter interessare a una mh, reale produzione, quindi ci si rifà al pubblico che comunque... Ammetto che è sempre qualcosa di molto interessante eh, per un produttore vedere un responso dal pubblico come si ha dal crowdfunding. Però no, non era la nostra intenzione, volevamo porci eh, nel mercato in maniera un pochino più decisa. Il Lovers è stata in questo senso forse, la, terza, la seconda esperienza eh, di eh, ricerca di collaboratori. Prima è stato il Festival di Berlino, abbiamo presentato il film eh, laggiù. Tuttavia, eh, essendo il Lovers molto più concentrato sulla tematica trattata dal nostro progetto, è stato molto più veloce e molto più facile ottenere eh, ciò che stavamo cercando, cioè collaboratori, eh, stiamo proprio parlando di anche investitori, e, e aiuti eh, coproduttivi. Eh, è la seconda volta che vengo al Lovers Mill festival, eh, ero già venuto l'anno scorso, quindi in realtà è passato anche meno di un anno, dato che eh, si è svolta a luglio nel 2017 e come sempre sono stato accolto in maniera anche forse troppo generosa.